buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è flessibilità. Vuoi lavorare da casa? Fallo. Vuoi lavorare dall'ufficio? Fallo. È il modello super flessibile introdotto da ING, che ha meritato da parte di Rina la certificazione di parità di genere, un modello, quello appunto in uso a ING, praticato già da diversi anni. Interessante anche il LifeFeed Master di ING, ossia un master dedicato ai genitori con figli fino a 3 anni. La seconda parola chiave della settimana è asilo gratis. Ne abbiamo già parlato altre volte qui a Buon Lavoro, ne riparliamo. In questo caso il protagonista è Crédit Agricole. Dal 1 gennaio del 2024, ha spiegato il CEO Giampiero Maioli, i genitori avranno diritto al rimborso del 30% della retta di asilo, ovviamente per i figli. E ha aggiunto una nota molto importante Maioli riguardo le progressioni di carriera. Lui ha detto: ebbene, per far crescere donne in azienda bisogna che ci siano capi donne, e ha proseguito, ve lo leggo, che ragionino con i criteri valutativi di una donna. In sostanza, se a giudicare le progressioni di carriera sono uomini, come si fa a garantire che ci siano progressioni di carriera anche per le donne? Punto di domanda. Alle aziende la risposta. Terza e ultima parola chiave della settimana è Forte Milano. Arianna Renzini, 31 anni, ricercatrice di astrofisica, corteggiata da tutto il mondo. Ebbene, Arianna ha deciso di rientrare in Italia e di lavorare all'Università di Milano. Bicocca le ha detto: non sono tornata solo perché amo il mio paese, ma perché credo che chi pensa che la ricerca possa essere fatta solo fuori dai confini dell'Italia, appunto, sbaglia. Quindi brava Arianna, bentornata. E Arianna, ha pensato un po', premio L'Oreal UNESCO per le donne e la scienza. In tempi in cui si parla tanto di fuga dal nostro paese, di cervelli in fuga, ebbene noi diciamo, parliamo anche dei punti di forza di Milano. Dunque, buon lavoro a tutti e anche buon inizio di novembre.